benvenuti nel vlog. Abbiamo deciso che vloghiamo. Siamo in Cornovaglia. Questo è un cottage con il tetto di paglia, una tipica casetta del sud dell'Inghilterra. Ci stiamo. Quello comunque è un microfono. E andrebbe utilizzato come un microfono. Non si esatto, a bacchetta magica. L'importante. Quindi, cottage con il tetto di paglia nel sud dell'Inghilterra. Ci stiamo godendo un po' di giorni qui al mare, con tutte le vibes inglesi, villaggetti, le farm, insomma sono giornate molto piacevoli e il clima ci sta anche graziando, e infatti è tipo primavera e siamo riusciti a farci il bagno e non ce l'aspettavamo. Oggi però, come puoi togliere una palestra da un palestrato, ma non puoi togliere un palestrato da una palestra, giusto? Sì, sì. Andiamo in palestra, c'è una cittadina piccolina che sta un pochino qui a nord, sempre sulla costa, quindi andiamo a fare, io penso, un po' di upper. Ludo, non so che fai? Push. E poi perlustriamo la zona e siamo molto nel flow, quindi in base a come ci va di fare facciamo nel flow. E mangeremo qualcosa di tipico e insomma vloggeremo, così da stare insieme oggi. Ciao. Siamo a Falmouth. Una cittadina, come vi dicevo, e questa è la King Gym, sta a circa 3 minuti dal centro. La proviamo oggi, adesso vediamo un po' che cosa avrebbero tipo Gym Leco. Sì. Ok, vabbè, la musica è filo ultraflex, quindi ci sentiamo un po' a casa. Allora, alla fine sì, mi sono allenata ovviamente, però avevo detto che avrei fatto upper, ma ho visto poi la Abductor Machine della Gym Leco che avevo già provato da Miriam Jans, mi piaceva, una serie di cose, quindi ho iniziato con glutei. Poi però c'era la chest press della Gym Leco e quindi sono passata a far push inevitabilmente, quindi è stata una sessione di glutei e push. Non ne vado fiera, però mi sono divertita, domani procedo con femorali, back. Quello che è rimasto. Sì, quello che è rimasto. Comunque, siamo in vacanza e non avevamo grande voglia di allenarci, eravamo un po' stanchi, quindi ci siamo riposati i primi giorni, però oggi e domani penso che gli diamo, che dici? Questo ben di Dio che fa? Sì. Buono, secondo me, tutto scuro. Avrei fame, prima sete e poi fame. Si va a mangiare. Dove andiamo a mangiare? Non te lo dico, però prima in palestra ho un attimo cercato le email e ho visto che sono arrivati i risultati dei test dell'allergologo. Quindi ti dico dove andiamo a mangiare in funzione del risultato che ora scopriamo insieme. Allora, ho fatto questi test perché ho avuto un po' di reazioni, di sintomi che potevano essere anche associati a un'eventuale allergia. Allora, su suggerimento il mio GP l'ho fatti, ho fatto i test e lui suggerisce un'eventuale allergia al grano. Io gli ho spiegato che sarei già morta da tempo. Guarda, non è possibile, fidati. Esatto, ok, ci siamo. Soia, legumi, latte. Stai buono. Mo esce fuori il terrorista alimentare? Lo sapevo, lo sapevo. Io lo sapevo. Okay. Sono allergica. Ma niente? Ma ti credo, ma sarei, ti ripeto, sarei già schiattata. Cioè, non sei allergica a niente? No, è la... Quanto sei felice? Sei all'audio a mangiare. Fufa! Lamo! Dove? De là. Ok, 100 metri a piedi. Quindi mangiamo il pane. Mangiamo il pane e poi delle pro che ci siamo portati. E poi dopo andiamo dal begolaro. Quello che fa il bagel. Sì, quello che fa il bagel è il begolaro. No, è giusto, perché c'è il kebab e kebabaro. Il kebabaro. Il panino è il paninaro. Paninaro. E il bagel è il begolaro. C'è una piega, sei proprio mia moglie, guarda. Vai, andiamo. Mi piacciono tanto queste cittadine al sud, perché sono proprio da ipponi, sono delle vibes affini alle mie, mi piacciono. Comunque io avrei sempre voglia di andare a mangiare. Andiamo. Chi fa i vasi, infatti, è il vasaro. È il vasaro. Ho selezionato questa bakery che fa tutto
con il soldo, con sì, allora, dovete sapere questa cosa, io sono 8 anni che sto con questa donna, sono 8 anni che non ho idea di cosa, ormai non so più procacciarmi da mangiare. Giusto. Cioè, lei ha totale autonomia decisionale su ogni cosa che entra nella mia bocca. E infatti la tua vita è? È fantastica, è bellissima, una cosa, però ho perso, cioè non sono più autonomo, capito? È così. Hey now baby, don't you tease me with your temptation. Hey now baby, won't you leave me with my frustration. Hey, hey, hey. La cosa positiva di stare in Cornovaglia è il burro qua. Il burro del Cornish Milk a 2 è pazzesco. Ciao. Mangiamo, è buono. Quindi, perché ho selezionato la bakery? Per mangiare i carbo buoni. E queste sono le pro che ci siamo portati con noi. Sono le idrollizzate. Al gusto. Questo è buono. Chocolate. L'abbiamo preso? Double, no, aspetta, gira. No, crema di cacao noir. È pazzesco, è pazzesco. Ma queste sono molto leggere. Le avrete provate sicuramente. Se non le avete provate, ve le consiglio comunque post-workout. Non per fare gelato proteico o frullatoni, perché chiaramente sono leggerissime, quindi montano poco. Ma sono iper digeribili, visto che dopo ci dobbiamo andare a mangiare altre cose, perché voglio provare tutto. Post-workout assieme al pane sono perfette. Quali sono le tue expectation per questo bagel? Dunque, fresh baked, quindi vediamo. Dipende da quanto saranno tirchi o meno con il ripieno. Vediamo. Ok, allora, foto di rito. Ovviamente, scusa. Che no? Vuol dire che ci dovete seguire su Instagram, se no queste cose non le vedete. Sì. Live. Allora. Mica si può mangiare prima di averlo fotografato. Sbaglio. C'è una luce, non mi piace la luce. Non ti piace? Mi piace la luce. Allora, questo qui è innanzitutto con il sesamo come topping, sesamo bianco, e c'è salt beef, mustard, cream cheese, pickle e black pepper. Quest'altro invece ho scelto come topping everything, quindi ci stanno i semi di papavero, i semi di sesamo. I semi, ci stanno una cosa dei semi. No, anche l'onion flakes, che è la cipolla, la cipolletta quella croccante, quella croccantina. Okay. Buona. Salmone affumicato, cream cheese, pickle, red onions, black pepper e capperi. Ok, ok, ci siamo. Giusi. Con quale inizi? Allora, è ardua la scelta perché credo siano entrambi molto salati. Andrei prima di beef e poi il salmone, perché il salmone, cioè, ti prende tutto il palato poi. Ok. Ok. Me da per uno, no? Tu scegli. Sì, sì, tu scegli. Peccato. Allora, innanzitutto già vi dico che il pane è morbidissimo. Ok. Veramente morbido. Profuma un sacco. Ok, prova. Caldo e croccantino. Adongo pickles piccantini al punto giusto insieme alla mostarda, che dà quella nota fresca e piccante. Beef morbido, un po' affumicato, molto buono. Il cream cheese bilancia tutto e il pane è molto buono. Buono. Mi provi il salmone? Che ragazzi, nel food normalmente se pia il morso, se fa il video, è canna, ma l'abbaglio col piatto. Tutto. Abbaglio, se mangia tutto. Bravo. Avete capito? Voi avete la punta dell'iceberg. Sì, mozzicano e buttano. A parte che il cibo non si spreca. Uno, due. Però, se devo far vedere qualcosa da mangiare, me lo mangiamo. Eh certo, ma tutto. Però, però. Allora, più croccantino, perché vabbè, ci stanno più semini. Vediamo. Sì, sì, vai, vai, tranquilla. Tanto la tua faccia parla sempre, Giorgia. Ti preoccupa. La tua faccia è molto espressiva, lo capiamo. Ma mi sento tutta zozza. Non sei zozza, sei delicatissima. Innanzitutto, in entrambi non si sono risparmiati con il ripieno. Questo è un punto a favore del locale. Stupidino. Cioè, buono, però stupido. La cosa bella di farlo in Inghilterra, sta cosa, è che puoi dire quello che cazzo ti pare, nessuno capisce. Quindi puoi criticare tranquillamente ad alta voce. Vai tranquilla, Giorgia, non ti preoccupa. Mangia, mangia. Questi sono i mozzicozzi da food influencer. Sei finito in due morsi.
bene, rifocillati per un pochino. Quello al salmone troppo stupidino, però erano di qualità, veramente ottimi bagels. Allora, meglio a casa o meglio qui? Quello al salmone l'avrei fatto 100.000 volte meglio io, con più abbinamenti, sapeva solo di cream cheese. E quello a salt beef, sinceramente molto buono. Posso dire una cosa io? Io non ci capisco niente, eh. Però il beef non si sentiva tanto. Ho apprezzato molto come la sour cream accompagnasse con una rotondità e bilanciasse l'acidità del... Sole, troppo caldo, non potevamo sprecare questa opportunità e quindi ce ne siamo venuti in spiaggia per fare un bel tuffo qui a Kynan's Cove, una spiaggia bellissima tra le più belle della Cornovaglia. Se visitate queste zone non potete perdervela. Giusto un tuffo al volo perché poi abbiamo una cena importante, però davvero non potevamo perderci. Posso, per la volta. Non resti mai che in Inghilterra, vero? Ci abbiamo pure le isole. Per quei tre giorni l'anno d'estate siamo attrezzati anche noi, ragazzi. Dovete beccare quel giorno dell'anno che sembra che